L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Buon venerdì 13 aprile, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli, benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. E allora, scusate, qualche problema tecnico ha ritardato l'inizio della puntata. Veniamo subito a noi, Bari che prosegue la marcia d'avvicinamento al prossimo impegno del lunedì di Pasquetta contro il Carpi. Nella puntata di oggi ampio spazio a tutti gli argomenti di stretta attualità e anche giovedì di spazio al doppio ex di questo Carpi Bari e al sondaggio, come ormai l'abbiamo definito da qualche tempo, sondaggio nostalgia dedicato alla nostra squadra del cuore. Bene, vi comunico il sondaggio che, come detto, riguarda il passato del nostro Bari. Quello che vi chiediamo: quale stagione o campionato definite del rimpianto? Quello dove magari si poteva raggiungere un obiettivo importante, poi purtroppo sfumato. E allora, partiamo subito. Innanzitutto rispondo al sondaggio, come avevamo definito, sondaggio nostalgia. Troppo facile pensare alla stagione della remontata come quella del grande rimpianto. Personalmente la stagione che più mi ha lasciato l'amaro in bocca fu quella, forse la più esaltante, vale a dire la stagione del Bari di Ventura, quella del famoso decimo posto. Secondo me quella flessione nella seconda parte del campionato non permise a quella squadra di conquistare l'Europa che avrebbe strameritato. Terminammo decimi, ma a mio parere quella è la grande stagione dei grandi rimpianti. Saluto Luca Deleteris. Luca, buongiorno. Invece la tua stagione dei rimpianti qual è? Ciao Nicola, buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Direi insomma che la stagione a cui hai fatto riferimento tu è abbastanza emblematica anche per quanto mi riguarda, perché è una stagione in cui il Bari si trovava un passo dall'Europa, poi ci fu quella frenata improvvisa verso la fine del campionato che non permise alla squadra di raggiungere un obiettivo ambizioso. Quindi direi che in questo caso siamo sulla stessa linea di pensiero. Bene, ora torniamo al Bari d'oggi con le ultimissime. Dicevamo, la squadra di Colantuono è tornata ad allenarsi ieri a porte chiuse all'interno del San Nicola. Il gruppo ha svolto lavoro tattico e atletico. Come abbiamo detto nella puntata di ieri, hanno recuperato Floro Flores e Cassani, in fase di recupero anche Greco e Morleo, che hanno svolto però ancora lavoro differenziato. Assenti Brienza, Maniero per uno stato febbrile e Romizzi, per il quale gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Tempi di recupero da valutare per il centrocampista del Bari. Intanto oggi è prevista una doppia seduta di lavoro. E ora spazio al forum di orgogliobarese.it, perché c'è un argomento che sta infiammando i dibattiti. Ieri abbiamo letto tramite un utente di questa probabile iniziativa del tifo organizzato nei confronti della squadra. Ebbene, proprio ieri è giunta un'importante conferma. Oggi alle ore 15 ci sarà una riunione, se vogliamo così, un incontro tra tifoseria e squadra. In modo costruttivo e diretto la tifoseria organizzata contesterà lo scarso impegno profuso nelle ultime gare dalla squadra e chiederà a gran voce un Bari che scenda in campo con il sangue agli occhi a prescindere da dove si giochi. Questo quindi quello che accadrà oggi allo stadio. Vedremo un pochino, noi ovviamente seguiremo il tutto. Leggiamo qualche commento dei nostri utenti su questa iniziativa. C'è l'utente Peppino V0 che dice: non sono per la contestazione perché fino ad ora seppur leggera. Cosa c'è stato? Non è il momento giusto, capisco a inizio campionato o al giro di boa, ma mancano solo 7 partite e per me potrebbe avere un effetto boomerang. Poi l'utente riprendiamola: sono d'accordo, perché se nessuno provvede sarebbe tutto concesso, sarebbe un ulteriore alibi a favore dei calciatori. Mentre l'utente Stemmas dice: secondo me andavano spronati fin dopo la gara di Chiavari o di Trapani. Infine l'utente Francesco, l'utente che ci aveva comunicato di questa iniziativa proprio ieri, aggiunge: non sarà proprio una contestazione, si chiederà più volte con un coro deciso alla squadra di lottare e di far capire che siamo con loro. Andiamo
in massa quest'oggi all'antistadio. E vedremo quanta gente andrà. Ho già letto di parecchi tifosi che si muoveranno alla volta dell'antistadio. Vedremo un pochino cosa accadrà quest'oggi. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. Gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita troverete sempre prodotti surgelati di prima scelta. Ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione, oltre a una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché iGood non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la iGood Fidelity Card presso i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. iGood Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare sempre aggiornati su tutte le nostre promozioni e scoprire nuove ricette. Trova il punto vendita più vicino su www.igoodsurgelati.it. I Good Surgelati, i buoni, siamo noi. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, vi ricordo il quesito odierno, come detto il sondaggio nostalgia, quale stagione o campionato definite del rimpianto, quello dove magari si poteva raggiungere un obiettivo importante, però purtroppo è poi sfumato. Siamo giunti al momento, allo spazio dedicato al doppio ex. Questa settimana siamo volati virtualmente in Inghilterra. Questo doppio ex ha vestito 21 volte la maglia del Bari, mentre col Carpi ha messo insieme 31 presenze realizzando ben 12 reti. Ora, come detto, vive e lavora in Gran Bretagna. Scopriamo di chi si tratta. Tanto non capirai. Siamo con Claudio Nitti in collegamento dall'Inghilterra. Grazie Claudio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora Claudio, come detto sei in Inghilterra, non certo per un viaggio di piacere. Spieghiamo ai nostri radioascoltatori perché ti trovi oltre maniche. Sono 12 anni che diciamo ho la fortuna di lavorare con il signor Mazzarri, che appunto è l'attuale tecnico del Watford. Ti sei ritirato dal calcio nel 2005, come detto sin da subito sei diventato assistente di Walter Mazzarri, già tuo compagno di squadra ai tempi del Modena, un tecnico forse troppo bistrattato in Italia. Che tipo di allenatore è Walter Mazzarri e perché lo segui da così tanto tempo? Diciamo che come tecnico penso che i risultati parlino per lui, poi indipendentemente se diciamo piace o non piace, e questo è un punto fermo a livello di produzione, diciamo, no? Poi per quanto mi riguarda, insomma, è nato tempo fa e mi chiese se ero in grado di svolgere un certo tipo di lavoro e con gli anni mi sono conquistato la fiducia del tecnico. Mazzarri, che ha avuto qualche problema di ambientamento lì in Inghilterra, spesso c'è stata qualche polemica, insomma, perché Mazzarri non è ancora molto pratico della lingua, come sta andando ora? Va un po' meglio? No, diciamo che le difficoltà, chiaramente quando incontri o vai a lavorare in un paese nuovo, ovviamente ci sono tante difficoltà. Però io penso che alla fine il calcio si riassume diciamo nella classifica che tutti, diciamo, che è la cosa più importante per una squadra, per una società, per i giocatori e per il tecnico. Io penso che anche quest'anno sì, difficoltà, ma superate. Per quanto riguarda, diciamo, la classifica, penso che sia un qualcosa che può rispondere a tutte le critiche che possono essere fatte a un tecnico. Sei l'unico barese in Premier League. Come si ambienta un barese verace in una realtà diametralmente opposta come quella britannica? Ma con tanta volontà. Diciamo, nel nostro lavoro la cosa più importante è aggiornarsi, perché chi rimane seduto fa poca strada. Questo è stato e sta diventando un aggiornamento molto importante per quanto dal punto di vista lavorativo. Ci vuole tanta passione e tanta forza caratteriale, appunto, per superare le difficoltà e per stare al passo con i tempi. Come detto, appunto, lavori per il Watford, sei un assistente di Walter Mazzarri, Watford che attualmente occupa il 10° posto in Premier League.
Qual è la cosa che più ti piace del calcio inglese? Cosa invece non gradisci o comunque non è ancora tua? Ci sono tantissime cose positive. Ad esempio gli stadi sempre pieni, tifoserie sì, vicine alla squadra, ma diciamo nel periodo della partita. Dopodiché tutti a casa. Non succede quasi mai nulla di dispiacevole, negativo per quanto riguarda. Sì. Poi diciamo le partite sono a ritmi elevatissimi. Una cosa diciamo molto spettacolare, che piace sicuramente ai tifosi e chiaramente anche a noi tecnici. Poi per quanto riguarda le cose negative, diciamo la cosa principale è che mi manca la cucina barese, questa. come darti torto. Senti, allargando un pochino l'orizzonte, parlando appunto di questa Premier, qual è la squadra che ti ha impressionato di più? Troppo facile dire c'è il Chelsea di Conte, magari la squadra che ti ha entusiasmato di più nei vari incontri quando magari è stata affrontata dal Watford. C'è stato il Liverpool, nel girone di andata mostrava grande possesso palla, grandi verticalizzazioni, insomma esprimeva un calcio. Poi non so, sembra che si sia un po' sgonfiata, diciamo tra virgolette, è venuto fuori il Tottenham, ovviamente il Chelsea, non parliamo del Chelsea, però devo dire che anche le squadre di bassa classifica fanno fatica a morire. Tant'è vero che non troviamo squadre, a differenza del campionato italiano, non troviamo squadre che sono già diciamo con un passo in Serie B. Queste invece insomma sì, fanno fatica a mollare, tant'è vero che nessuna squadra si è ancora staccata. Tanto non capirai. E allora questa è la prima parte dell'intervista a Claudio Nitti, ex calciatore del Bari, attualmente come abbiamo sentito collabora con Walter Mazzarri lì in Premier League col Watford, sicuramente bellissimo, l'unico barese lì in Inghilterra, abbiamo sentito insomma che l'ambientamento non è stato facile soprattutto dal punto di vista culinario. Luca, Mazzarri che sappiamo in Italia insomma non ha lasciato un bellissimo ricordo, però questi tecnici italiani si fanno comunque apprezzare nel campionato inglese. Sì, diciamo che insomma non ha una buona classifica, come ci ricordava il suo assistente. È comunque ha costruito una squadra che sta raggiungendo dei risultati, ha dei calciatori importanti e penso che insomma al di là di tutto anche in Italia, nonostante l'ultima parentesi poco felice con l'Inter, Mazzarri abbia dimostrato di essere un allenatore di un certo livello. Assolutamente sì, insomma Mazzarri, che comunque ricordiamo anche al di là della parentesi con l'Inter, ha fatto bene anche col Napoli e con la Sampdoria. Bene, per noi piccolo break, ma torniamo tra un minuto con la seconda parte dell'intervista a Claudio Nitti. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Tanto non capirai. Tornando al nostro calcio, al calcio italiano, sei un doppio ex di Carpi Bari, prossima sfida di cartello del campionato di Serie B. Col Carpi hai giocato nella stagione 93-94, che esperienza è stata? Esperienze positive, perché comunque già conoscevo l'ambiente, ero stato già a Modena 3-4 anni prima, adesso non mi ricordo, 3-4 anni prima ero già un giocatore da Modena, conoscevo bene l'ambiente. Mi sono espresso bene realizzando, se non sbaglio, 15-16 gol in una stagione e mezzo. Poi mi ricordo comunque non era un Carpi che doveva ancora esplodere, tra virgolette.
era un Carpi che giocava in Serie C, che comunque sempre ben organizzato, un ambiente molto tranquillo e una tifoseria molto pacata. A Bari invece hai iniziato la tua carriera nella stagione 87-88, esperienza troppo ridotta, c'è stata mai la possibilità di un ritorno? No, non c'è mai stata. Diciamo che comunque il Bari mi ha dato la possibilità di farmi conoscere, e poi chiaramente sono stati due anni positivissimi, in quanto ho vinto il campionato con Salvemini. Ricordo c'erano tanti baresi doc, e dopo il Bari poi ognuno prese la sua strada, ed è stata anche, tra virgolette, un po', diciamo, fortuna, perché ho aperto nuovi orizzonti, tra cui quello di Modena, che è appunto la fortuna di conoscere il signor Mazzarri, ed eccomi qui in Inghilterra. E veniamo al Bari di oggi, segui ancora le partite dei biancorossi lì dall'Inghilterra, che idea ti sei fatto su questa squadra che continua purtroppo a deludere la tifoseria? Ma è difficilissimo esprimere un giudizio dal di fuori. Io posso solamente dire che comunque l'organico della squadra è abbastanza attrezzato. Poi le difficoltà le conosce solo mister Colantuono. Conoscendo anche un po' il tipo di lavoro, posso solamente dire che diciamo la tifoseria, l'ambiente barese ha una garanzia, appunto il tecnico. Poi, ripeto, non posso giudicare, faccio fatica a giudicare da lontano in questo momento che cosa va, che cosa non va al Bari. Sì. Ecco, il Bari è una squadra dai due volti, da primato in casa, è la squadra che ha fatto più punti in casa, quindi al San Nicola, invece ha un rendimento da zona retrocessione in trasferta. Da ex calciatore, come ti spieghi questa metamorfosi? No, penso sia una questione mentale, perché se continua a macinare vittorie in casa vuol dire che il potenziale c'è. Sarà, ripeto, una questione mentale. Poi chiaramente quando si gioca a San Nicola, lo stadio dà quella motivazione in più che può far scattare nella mente dei giocatori qualcosa di adrenalina, diciamo, che permette di contribuire alla prestazione. Ecco, tornando a Carpi Bari, inutile chiederti per chi tiferai, il tuo pronostico per la partita, e credi che la squadra di Colantuono possa rialzare la testa? Ma sicuramente deve rialzare, perché una vittoria proprio contro il Carpi, che anche lei è una delle candidate, diciamo, non dico alla promozione diretta, ma ai play-off, potrebbe rilanciare definitivamente la squadra barese. È una partita, è un precedente fondamentale. Con una vittoria, secondo me, potrebbe rilanciarsi alla grande. Però anche, diciamo, anche il pareggio non sarebbe così negativo. Quindi diciamo un X2. Ok, perfetto. Infine, Claudio, levami una curiosità: come molti sanno, sei il fratello di Fabrizio Nitti, stimato giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco, quando giocavi nel Bari, lui scriveva già oppure no? No, perché lui giocava. Giocava ancora nel Noi Castro. Secondo me giocava a Noi Castro, in Serie D. Ricordiamo, insomma, aveva un bel piede anche tuo fratello, no? Sì, aveva un bel piede, era un calciatore discreto. Poi, come tutte le cose della vita, bisogna fortuna e tante altre cose. Quindi non sei stato mai protagonista di una delle sue pagelle. Come avresti preso, ipotizziamo, una partita del Bari e tuo fratello che ti dà un 4? Come sarebbe andata a finire poi? Vabbè, non l'avrei fatto entrare in casa, sicuro. Perfetto, io ringrazio il doppio ex di questo Carpi Bari, Claudio Nitti, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Claudio, grazie mille e in bocca al lupo per la tua avventura nel Watford. Crepi, grazie, un saluto a tutto l'ambiente barese, grazie. Tanto non capirai. Ringraziamo Claudio Nitti per questa intervista, ovviamente speriamo che il fratello Fabrizio non abbia ascoltato quello che ha appena detto, ovviamente scherziamo. Bene, spazio ai messaggi dei nostri radioascoltatori. Alessandro ci scrive: lodevole l'iniziativa dei tifosi di scuotere la squadra dal letargo in cui è caduta, sperando abbia un effetto positivo.
Poi Francesco ci scrive: ciao ragazzi, quel decimo posto lascia rimpianti, perché per me quel calo fu voluto, non potevamo permetterci l'Europa. Riferimento al sondaggio odierno, che appunto fa riferimento alla stagione del rimpianto nella storia biancorossa. Poi finalmente dall'infermeria giungono notizie positive: il recupero di parte di qualche giocatore è comunque importante. Spero che la contestazione di oggi sia solo per spronare la squadra ad un impegno maggiore. Questo lo scrive Boris. Vedremo se sarà contestazione, perché ripeto, c'è un comunicato, però qualche utente ci ha parlato di un qualcosa di più soft. Vedremo un pochino, noi come detto documenteremo il tutto e domani ovviamente ne parleremo. Bene, andiamo avanti, diamo qualche occhiata a qualche titolo di giornale. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, articolo, anzi intervista proprio di Fabrizio Nitti, che abbiamo appena citato, intervista ad Angelo Terracenere. Terracenere: caro Bari, serve più personalità. Giocare qui è come giocare in A con Juve, Inter o Milan. Poi anche sulla Gazzetta si ricorda la bufala, come viene definita, a Nordin, quando Dato Nordin incantò 2000 baresi, perché appunto un anno fa ci fu l'arrivo a Bari del presunto magnate asiatico. Poi notiziario dall'infermeria: squadra e tecnico in visita venerdì al pediatrico. Poi c'è un resoconto su quello che è successo ieri agli allenamenti. E poi c'è la rubrica protagonisti biancorossi di Gianni Antonucci: Carpi e Bari con la stessa malattia, il mal di gol. Terza sfida al Cabassi, un pareggio e una vittoria per la formazione pugliese. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport: Bari, i tifosi contestano, ora fuori l'orgoglio. L'invito a tutti i supporters è arrivato dai gruppi storici. Questo lo scrive Giovanni Mazzilli, appunto, sul Corriere dello Sport. Cambiamo giornale, ultimo giornale, Gazzetta dello Sport, intervista a Nunzio Zavettieri, che abbiamo avuto ospite martedì qui a Tanto non capirai, intervista di Franco Cirici. Zavettieri che dice: manca continuità per volare in alto, delusione Bari, manca appunto quello spunto per cercare di invertire il campionato. Zavettieri 3 anni fa vinse a Carpi e accese il sogno, un gran colpo quella vittoria, spero che Colantuono possa imitarmi. Tutto questo sulla edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Bene, è veramente tutto per quest'oggi, io vi ringrazio, saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani per l'ultima puntata settimanale. A domani Nicola, buona giornata a te, a tutti i nostri radioascoltatori e tifosi del Bari. E io ringrazio i nostri radioascoltatori per averci seguito anche oggi, seppur con un inizio un po' in ritardo. Tanto non capirai, torna domani, forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tanto non capirai.